Ciao Eugenio Sartorelli, bentrovato. Ciao Manuela, buongiorno a tutti. Io mantengo i cerchi olimpici perché da sportivo ho ancora nel cuore i giochi, non le vittorie italiane, i giochi. Io sono veramente tifoso dello Ah, sport. che bravo! Beh, allora, però poi insomma c'è da essere fieri anche di quanto ha fatto l'Italia, no? Beh, certo. Ah, esatto, Poi, quindi. tra l'altro, noi bresciani abbiamo Jacobs, e proprio abita a 20 km da qui, sul lago di Garda, Insomma, così, a Desenzano. portacelo, dovevi portarlo. Sì. Voglio dire, oggi per farmi una sorpresa, se no io cosa ci sto a fare Vediamo se riesco. in pieno agosto a lavorare? Almeno così Eugenio Sartorelli mi poteva fare una sorpresa. Vediamo se ci Dai, dai, riesco. Io non lo dai. conosco personalmente, ma qualche amico che lo conosce, non si sa mai. Dai, Sartorelli arriva ovunque, io lo so. Allora, detto questo, no, fai benissimo a lasciarti alle spalle, nel senso proprio fisico, i cerchi che ci riportano un po' alle vittorie olimpiche, in generale alla bellezza dei giochi olimpici, anche perché poi finalmente quest'anno siamo tornati a tifare, no, lo sport, mentre l'anno scorso chiaramente è stato tutto congelato. Però ributtiamoci sui mercati, ti devo riportare un po'. Come dire, con i piedi per terra, petrolio, partiamo da qui. Allora, beh, calo, in questo momento il petrolio è in calo del 2,48, siamo a 66,31 dollari al barile. C'è molta paura per la variante Delta. Sappiamo molto bene cosa è successo al petrolio quando il Covid effettivamente ha cominciato a far parte delle nostre vite. E nuovo scivolone quindi del petrolio dopo il meno 7% della scorsa settimana. Parliamo della peggiore frenata da ottobre. Lasciate partire da qui, in generale, panoramica sui mercati, e poi andiamo sul petrolio che ci riporta un po' analisi Intermarket, Eugenio. Sì, iniziamo dal petrolio che è importante. Allora, io credo che la questione della pandemia, magari sul petrolio incide, ma sul resto dei mercati conta meno di zero, perché conta solo la liquidità. Abbiamo visto i mercati sono saliti fregandosene a tutta l'estate scorsa, tutto l'autunno dove c'erano molti più decessi di adesso, tutto l'inverno dove c'erano molti più decessi di adesso. Se ne sono fregati completamente i mercati di questo. Sono saliti per effetto liquidità. Il petrolio, anche lui intercetta la liquidità. Perché le intercetta la liquidità? Perché se hai molta liquidità e pensi che il mercato recupererà, fai le scorte. Ti riempi di scorte e la Cina e altri stati hanno fatto accaparramento di petrolio, soprattutto la Cina. Poi ovviamente ricordiamoci domanda offerta, la Cina ne domanda di più, qualche altro stato ne ha domandato di più e i rubinetti di alcuni paesi si sono leggermente chiusi o non si sono aperti abbastanza. Questo ha creato il forte trend del petrolio. Adesso io motivazioni economiche non ne avrei da darle, vi do delle motivazioni cicliche e ve le spiego velocemente. Sì. Guardate, ci sono dei cicli importanti che si chiama ciclo intermedio. Questo ciclo che dura tra i 3 e i 4 mesi. Questo ciclo è iniziato a fine marzo. Quindi se dura tra 3 e 4 mesi, facciamo il conto: aprile, maggio, giugno, luglio. Quindi qui tra questo minimo, tra il minimo che ha fatto il 20 luglio o quello che sta cercando adesso, potrebbe anche andare un po' più sotto di 65, ma io credo che non andrà molto sotto. Trova un minimo e poi il petrolio probabilmente rimarrà abbastanza forte. Perché, ripeto, qui ci sono due fattori. Uno, la domanda che comunque rimane forte, ma dall'altra parte ci sono paesi che hanno grande difficoltà. Parlo del Venezuela, parlo dei paesi del Medio Oriente. Se non vendono petrolio, questi sono alla fame e quindi devono aprire rubinetti, ricordiamoci. Non c'è variante Delta o meno. Se questi aprono i rubinetti, il petrolio scende, anche se la domanda aumenta. È tutta una questione di domanda offerta legata appunto a questi due fattori. Invece, prima di passare ai mercati Sì. azionari, c'è l'oro. È qui invece che l'oro è molto più legato alla domanda offerta. Qui non ci sono rubinetti che Nella vengono notte è chiusi. scivolato ai minimi in 4 mesi, poi ha recuperato un po' Esatto. terreno, però. Addirittura proprio era arrivato sotto 1.700, adesso Sì. questo è il dato, di, no, proprio il dato dovrebbe essere esatto, è arrivato 1.700, poi ha recuperato, vediamo, tenetevelo 1.700, perché se chiude oggi, chiude sotto 1.700 o uno dei prossimi giorni chiude sotto 1.700, l'importante è la chiusura. Io non sono come gli yachtiani che gli basta che il mercato, un certo livello di prezzo venga rotto per una frazione di secondo ed è valida. No, per me il tempo conta, per questo uso un'analisi ciclica. Quindi una rottura deve essere confermata dal tempo. Ma se fa un giorno, diciamo anche due sotto 1.700, sono dolori per loro, perché allora veramente va in difficoltà. Potrebbe essere la fine di un trend rialzista di medio periodo, cosa che però non ha ancora Ma fatto. come giustifichi questo crollo dell'oro?
Guarda, per il momento non ho approfondito nel weekend, mi sono dedicato ad altro, non a divertimento, ma ho fatto Sì, altri sì. lavori legati soprattutto alle criptovalute, e quindi non ho approfondito. Secondo me c'è di mezzo l'inflazione, cioè c'è un'aspettativa. Il dato della Cina, che non mi ricordo se è uscito domenica, credo, il dato dell'inflazione, o stamattina, il dato di inflazione della Cina è stato sopra le attese. Stamattina, sì, Ma stamattina. soprattutto non fa paura l'inflazione, è un falso problema. Il vero problema sono i prezzi alla produzione. I prezzi alla produzione in Cina sono saliti del 9%, in Europa sono saliti al 9%, negli Stati Uniti all'8%. Questo, se solo metà di quel 9% lo trasferiscono al consumo, diventa 4-5%. Di questo hanno paura i mercati. Che le aziende trasferiscono una parte dell'inflazione che loro si incamerano coi prezzi alla produzione, come è giusto che facciano, una parte la devono passare Ecco. ai consumatori finali. Se solo ne passano metà, altro che inflazione al 3-4, l'inflazione va al 5, e di questo i mercati hanno terrore, perché vuol dire che a quel punto le banche centrali devono intervenire, e se intervengono vuol dire tapering, e se c'è tapering, ciao rialzo, Ascolta, ciao senti qua, rialzo. probabilmente l'hai letto, i mercati come recepiranno le parole di Weidmann, presidente della Bundesbank e componente quindi del board della Banca Centrale Europea? Non so se hai letto, ha detto che l'inflazione nell'area euro potrebbe aumentare più rapidamente del previsto e quindi, e qui è il punto che interessa ai mercati, ha esortato a non trascinare troppo oltre il PEP, ovvero il programma di acquisto messo in campo proprio per l'emergenza pandemica. Dice, è impostato per durare fino a marzo 2022, ma la prima P, ha fatto anche un po' di ironia, sta per pandemia e non per permanente, quindi è una questione di credibilità. Quindi, come dire, ha sollecitato a tenere d'occhio il tasso di inflazione troppo alto e non solo a guardare al rischio di un tasso di inflazione troppo basso, perciò non si possono escludere, ha detto, tassi di inflazione più elevati. Questi sono continui, come dire, è un continuo incalzare rispetto a delle politiche monetarie che prima o poi dovranno cambiare e come hai detto tu, tapering, tutto il resto è quello che preoccupa i mercati e che già in qualche modo a breve potrebbero cominciare a manifestare. Beh, aspettano la riunione dei banchieri centrali di fine agosto, lì qualcosa dovranno A dire, mi Jackson Hole, spiego. certo, Esattamente. sì. Praticamente cosa succede? Adesso aspettiamo i dati dell'inflazione su luglio che escono ad agosto, ma se a settembre, che saranno i dati a settembre, saranno di agosto, continua a salire l'inflazione, a ottobre devono fare qualcosa, Ah, perché sì. nel loro mandato, cioè nel mandato di tutte le banche centrali, oltre al lavoro, l'inflazione. Anzi, tutte le banche centrali hanno sempre avuto come primo compito l'inflazione. Poi, successivamente, altre banche centrali, in primis quella americana, ci ha aggiunto anche la disoccupazione e altri compiti. Ma prima di tutto il controllo dell'inflazione. E non può fare diversamente. A quel punto dovrà intervenire. Ricordo che non c'è giustificazione di un S&P 500 che aveva dei massimi, non me li ricordo anch'io, adesso me li vado a prendere, che credo fossero 3.400. Senza scomodare il Nasdaq, che è assolutamente fuori Beh, da ogni controllo, esatto. 3.400 sono i massimi pre-pandemia. 3.400 ha fatto 4.400 e passa. Non c'è alcuna giustificazione economica di quel rialzo, alcuna, è solo pura fantasia di persone che di economia sanno poco o nulla, che non hanno studiato l'economia. O c'è una nuova economia, oppure la vecchia economia ci dice che questo rialzo è puramente monetario, finanziario, non legato ai fondamentali. C'è poco dei fondamentali. Ora, due cose ci sono da dire. Che i mercati, che se viene nominata quella parola che cercheranno di non nominare i banchieri centrali, ma comunque ne useranno una che è un sinonimo, e i gestori non sono stupidi, lo capiranno, i mercati americani saranno quelli che avranno correzioni maggiori, a partire dal Nasdaq, avranno correzioni maggiori, sottolineo se. Diversamente, i mercati europei, che già dalla scorsa settimana stanno dimostrando una forza relativa maggiore, giusto per dare due numeri, l'Eurostoxx, in maniera molto più dignitosa, ha fatto un massimo pre-Covid a 3.870 e adesso a 4.170, quindi non ha Certo. fatto dei rialzi mostruosi. Per cui quando ci sarà il tapering, questa forza relativa che è nettamente a favore degli Stati Uniti, tornerà a favore dell'Europa, perché verranno fatti massicci disinvestimenti negli Stati Uniti, massicci,
Sottolineo se ci sarà il tapering. Io non sono sicuro che ci sarà questo, ma se ci sarà il tapering è molto probabile che quello vi dico si avvererà, e una parte del denaro andrà un po' sull'Europa e un po' su altri mercati, non certo sul mercato obbligazionario, che ha rendimenti ridicoli, non c'è altra parola, perché il mercato più ridicolo non è il Nasdaq, il mercato più ridicolo, ve lo faccio vedere, adesso lo vado a prendere, è il Tinotto. Quello è il mercato che veramente fa sorridere qualsiasi conoscitore di un minimo di raziocinio dell'economia, perché il T-Not con l'inflazione che sale, adesso ve lo vado a prendere il T-Not con un'inflazione che sale, eccolo qua, sì. Giustamente con l'inflazione che sale, il T-Not cosa ha fatto? Adesso ve lo metto a 8 mesi, questo sono dati a un'ora, e il T-Not... questo è il prezzo, il prezzo è inverso al rendimento. Giustamente il prezzo, da quando è che sale l'inflazione? Da aprile-marzo. Cosa ha fatto il T-Note? Da aprile-marzo è salito. Questo è folle, non ha senso. Doveva scendere perché doveva tener conto dell'inflazione. Certo. Invece con gli acquisti della Banca Centrale Americana o degli amici della Banca Centrale Americana l'hanno tenuto alto. Quindi non hanno neanche l'aiuto dei bond, che hanno rendimenti elevati, sono ancora troppo alti i prezzi dei bond e quindi rendimenti troppo bassi, per cui ci sarà un fuggi dalle azioni, soprattutto americane, quando ci sarà il tapering, e non ci sarà l'ancora di salvataggio del T-Note. E questo mi stupisce, ecco tutto perché sto facendo questo discorso che sembra che porti al nulla, no, porta di nuovo al punto di partenza, cioè l'oro. E questo mi stupisce, perché di fronte, adesso vado a prendere l'oro, sì. Di fronte a una situazione che potrebbe portare al tapering, l'oro, questo è il dovrebbe alzare, potrebbe essere un'ancora di salvataggio, appunto, dovrebbe salire, ma dovremmo vedere già adesso però questo movimento, invece adesso vediamo no. Il contrario, no. Allora purtroppo l'oro non è strettamente legato all'inflazione, l'oro è legato al differenziale, sì. è legato al differenziale tra i rendimenti del T-Not e l'inflazione. In questo momento abbiamo rendimenti bassi e inflazione che sta crescendo, quindi l'oro sta subendo questo fatto qua, sta subendo questo fatto. Quando ci sarà il tapering, quando ci sarà probabilmente il tapering, probabilmente c'è, e quindi anche un controllo dell'inflazione con dei tassi che aumenteranno, ma con dei rendimenti del T-Not che probabilmente aumenteranno, a quel punto l'oro potrebbe ritornare forte o addirittura anticiparlo. Aggiungo un'altra cosa che mi stupisce dell'oro, e ripeto, in un prossimo collegamento approfondirò meglio la questione dal punto di vista fondamentale. L'altra cosa che mi stupisce è che sono un anno, cioè da marzo, da quando c'è stata la pandemia, da marzo secondo anno, che non ci sono tensioni internazionali vere. Hai non ragione. Ce ne sono state. Sì, vero. E ci saranno, perché la Cina, che fa finta di piangere, che ha la variante Delta, ha ancora 4.600 decessi da marzo dell'anno scorso, che è ridicolo. Gli chiederanno conto, tutti gli stati chiederanno alla Cina, perché non ci hai dato i dati giusti? Perché hai fatto accaparramento di materie prime? Perché ne hai approfittato della fase pandemica senza darci dati? Ma ti faccio una domanda, però non da complottista ma realista, cioè vediamo se capisci quello che voglio dire. Sono d'accordo con te, già qualche tassellino si sta, però questo porterà da una parte, come dici tu, e non è che ce lo auguriamo, a scontri internazionali eccetera, sì. O verrà insabbiato tutto, perché poi no. C'è sempre il timore, ripeto, se è giusto che i nodi debbano venire al pettine, che vengano al pettine, chiaramente sperando che poi la situazione si riesca a controllare, ma io temo anche che poi non escano le cose che devono uscire, però cerco di fartela vedere da un altro punto di vista. Qui c'è una lotta per l'egemonia americana, sì, e Cina. E cinese, ovviamente, certo. Io non posso che stare a parteggiare per chi è una democrazia, e quindi non posso che parteggiare per gli americani, perché sì. Lo stile di vita americano è molto più simile a quello europeo. Detto questo, spero che la maggioranza delle persone civili nel mondo partecipano per il meno peggio, cioè gli americani. L'egemonia si combatte anche a colpi bassi. Ora, non è importante che la Cina abbia falsificato i dati o che ne abbia approfittato, l'importante è che questo sia credibile, cioè il fatto che ci siano nazioni che lo credano e che ci siano nazioni pronte ad allearsi con gli Stati Uniti per andare contro la Cina, perché l'obiettivo finale è rallentare la loro crescita. Questo è l'obiettivo. Poi c'è anche il nodo di Hong Kong.
La Gran Bretagna ha il dente avvelenato con Hong Kong, perché la Cina aveva fatto dei patti con la Gran Bretagna e sta andando contro tutti i patti, sta uccidendo la democrazia. L'Australia, se vi ricordate, esattamente un anno fa ha avuto un attacco informatico contro tutti, altro che quello che è successo al Lazio. Tutti sì. I siti governativi sono stati attaccati dall'hacker. Il governo australiano ha detto apertamente, non l'ha fatto la stampa, il governo australiano, fonte ufficiale, ha detto questa è colpa della Cina, e poi non hanno fatto più niente e sta solo aspettando che l'America gli dia là. Canada, Stati Uniti con Canada, Australia, Nuova Zelanda e Gran Bretagna e tutto il Commonwealth sono pronti ad andare contro la Cina, e se hanno un motivo, anche si fanno anche paladini del benessere altrui, ma non hanno i dati della pandemia, non aspettano altro. Che sia vero o no non è importante, è credibile, però è una cosa verosimile. No, lo faranno. Ok, solo questione di tempo, sì. E loro lì, ovviamente, cosa vuoi che faccia? Quando ci sono tensioni, loro ritornerà su. Veramente mi stupisco di questo fatto. Cioè, mi stupisco, mi piacerebbe parlare con qualche gestore di un portafoglio diversificato, del perché non trattiene una quota importante di oro anche in funzione delle tensioni internazionali che arriveranno. Ma quindi i mercati sono schizofrenici, come li definiresti tu in questo momento i mercati? I mercati o come sono rischiano di diventare? Come? No, direi che sono diventati in questo momento monotematici, pensano solo alla liquidità, basta, non gliene frega nient'altro, dimenticandosi tutto il resto, che in questo momento il mercato azionario e obbligazionario è drogato. Ricordo che i bond tripla C, attenzione, tripla C, i corporate tripla C, che quindi sono a un passo dalla spazzatura, in questo momento hanno un rendimento del 7%. Mai avuto un rendimento così. Sì, c'è stato qualche mese fa, sono arrivati anche al 6%. Ma è un prezzo che non ha senso, è solo giustificato da una liquidità immensa che va anche a comprare qualcosa che è vicino alla spazzatura. Dovrebbero rendere il 10%, il 12%, non il 7%. Mm-hmm. I mercati finanziari sono fuori controllo per la liquidità, e i gestori in questo momento hanno visto, cioè se io fossi stato un gestore, io forse avrei chiuso il mio fondo, perché non avrei comprato tutte queste azioni, perché avrei ragionato con i paradigmi economici. Invece i gestori che stanno guadagnando sono quelli che hanno spento il cervello all'economia e guardano solo la liquidità. Ci sarà un momento in cui dovranno rendere conto di questo, perché avranno delle forti perdite, e però è un anno e mezzo che guadagnano, e finché guadagnano vanno avanti così, perché cambiare il paradigma? Chiaro. Quando ci sarà la parola tapering dovranno cambiarlo, e in fretta, e in quel momento, quando ci sarà quella parola, ci potrebbero essere delle forti discese per mancanza di compratori. Per mancanza, proprio non ci sarà più nessuno che compra titoli, e ci sarà un vuoto a quel punto, probabile. Se magari lo sapessimo assolutamente. Però, titoli americani, ci sarà il vuoto, perché sono pieni, strapieni di titoli americani legati alla vita. Aggiungo, c'è un altro dato importante, da settembre circa 7 milioni di lavoratori negli Stati Uniti perdono parte di tutti i benefit che avevano da marzo dello scorso anno, legati o alla disoccupazione o alle difficoltà economiche legate alla pandemia. Il governo americano incomincia a toglierli. Questo è tutto denaro in meno che va nei risparmi, e tutto denaro in meno che va nella finanza. Tutto denaro in meno. Sì, lo scenario cambierà, ma infatti noi siamo in uno scenario sicuramente modificato per l'emergenza Covid, e poi chiaramente quando si ritornerà, e per forza di cose sarà così, a quello che era prima, i conti verranno fatti. Peraltro, guarda, assolutamente rapporti America-Cina, da stamattina che io li inserisco in quelle che definisco le tre incognite della crescita globale, appunto i rapporti diplomatici America-Cina, l'inflazione, di cui abbiamo già parlato, e i vaccini, con tutto ciò che comporta, insomma, il tema dei vaccini. Allora Eugenio, io facciamo così, se tu sei d'accordo, stai con me fino a quando non apre Wall Street, così la guardiamo insieme. Sì. Quindi, perché volevo
chiederti ancora un paio di cose. Intanto, la volatilità dei mercati. Tu hai detto i mercati sono ormai monotematici, pensano solo alla liquidità, ma quindi insomma, come gestire anche la volatilità che si respira. E poi parliamo delle cripto, ovviamente, perché so che non Ecco. possiamo non parlare. A proposito di volatilità, peraltro, insomma, quindi appunto. Quindi volatilità, mercati tradizionali e poi ci switchiamo, diciamo, nel mondo cripto, sempre a partire dalla volatilità, vediamo un po' che sta succedendo. Sì, tra l'altro vi faccio anche vedere, sto aprendo un foglio Excel, un mio indicatore proprio da me Sì. creato, legato al sentiment, legato a tutti gli indicatori sulle opzioni del mercato americano. Adesso metto in condivisione e vediamo prima la volatilità Sì. americana ed europea. Ora metto in condivisione così vediamo un po' di grafici. Ok, iniziamo da quella americana, il VIX. Il VIX, vedete, adesso aprirà comunque il 6 agosto, addirittura chiuso 16. Qual è il punto chiave? 20. Sotto 20, sentiment positivo, sotto 20. Sopra 20, un po' di maretta. C'è andato solo intorno a metà luglio e poi è rimasto sempre sotto. Adesso vedremo se rimarrà basso, ma ricordatevi che 20 è un punto critico. Quindi per il momento la volatilità non ci parla di tensione, poi però vi faccio vedere altre oltre a questo. Sì. Invece andiamo a vedere quella europea. Quella europea, qui è il dato puntuale di oggi, questo è il futuro. Vedete che non siamo tanto sotto 20? Quindi in Europa, malgrado l'ultima settimana che c'è stato uno spunto rialzista maggiore che nell'America, siamo non tanto distanti da 20. Questo ci dice che in Europa c'è qualche dubbio in più sulla fase rialzista attuale. Attenzione, non penso che il mercato invertirà il rialzo, assolutamente. Se lo farà quando si parlerà di tapering, cioè da ottobre, novembre, eventualmente. Adesso ci aspettiamo solo delle correzioni. Però in Europa c'è qualche timore in più di qualche correzione. C'è un altro però dato molto importante sull'America che si chiama skew. Lo skew di volatilità è la variazione tra il differenziale tra la volatilità delle put out of the money, che sono quelle utilizzate per le coperture, e le put at in the money, che vengono utilizzati per altro. Vedete che intorno al 25 giugno qua è stato fatto un livello di 170, mai visto nella storia di questo indicatore, mai visto. Vuol dire che sul mercato americano si sono riempiti di put, ovvero i gestori tengono le azioni, ma si riempiono di put perché anche loro pensano che questo Bengodi non potrà andare all'infinito. Quindi sono investiti, ma si proteggono dal rischio correzioni improvvise. Ora, è vero che da allora è sceso, però guardate dove siamo, questo è il dato di venerdì. Siamo Sì. ancora sopra 150. Ebbene, 150, a parte che è comunque intorno alla media 3 mesi, la media che c'è qui 3 mesi, è comunque un dato storicamente elevato. Quindi il mercato americano continua a mantenersi coperto. Quindi sta investito, ma ha paura in qualsiasi momento. Vi faccio vedere ora questo mio indicatore, che è quello verde, che dovrebbe seguire il mercato. Rosso invece è l'S&P 500. Guardate qua, vedete che questo sta facendo due massimi decrescenti. Questo è un mio indicatore proprietario. Questo non vuol dire che il mercato scenderà, però vuol dire che gli indicatori sulle opzioni, è una divergenza sostanzialmente, vuol Sì. dire che gli indicatori sulle opzioni, e non solo, non la vedono in maniera così rosa sull'S&P. Cioè l'S&P va a rialzo, ma gli indicatori di sentiment presi nel loro insieme, qui ci sono 6 indicatori messi insieme in questo qua verde, invece vedono in qualsiasi momento una potenziale correzione, a partire dal mercato americano, non da quello europeo, da quello americano. Vi faccio vedere un'altra cosa, che è il put call ratio, questo è molto interessante. Il put call ratio, che è sempre legato alle coperture, vedete che è intorno a 0,9. Bene, questa è la media 2 anni. In questo momento il put call ratio è in salita da inizio luglio. Ah, è un'ulteriore conferma che i gestori americani si tengono le azioni, ma hanno paura, si co comprano put. Comprano Certo. put perché sanno che in qualsiasi momento ci si può svegliare da questo sogno rialzista illimitato, infinito e senza sosta e senza alcuna giustificazione economica, perché Ok. l'America non ha ancora recuperato il PIL del pre-pandemico. Invece i mercati vedono già un rialzo del PIL di quest'anno con, non so, il 15%. Per giustificare questo rialzo dei mercati, il PIL deve fare più 15%, e non lo farà il PIL più 15% quest'anno americano. No, 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 poi No, non lo farà. peraltro, no, poi peraltro dagli Stati Uniti c'è ancora una situazione veramente importante per il Covid, insomma, quindi è ancora presto forse per capire quello che potrà fare, però queste sono cifre enormi, cioè dubito anch'io che possa fare questa percentuale, no, di PIL.
No, ma sicuramente non ce la farà. Per quanto riguarda la pandemia, anche lì adesso non il grafico, sarebbe interessante far vedere che anche lì c'è una divergenza. E la divergenza sui grafici pandemici è il numero di decessi rispetto alla tendenza dei decessi rispetto alla tendenza dei casi di Covid. I casi di Covid sono in salita, ma i decessi sono comunque mediamente in leggera discesa. Questa è una divergenza che ci dice che se si va, io mi sono studiato molto bene quello che è successo con la spagnola del 2018-2020. Ebbene, anche lì il primo forte segnale che le cose stavano andando verso la normalizzazione è che aumentavano, c'era un aumento, una crescita sì di chi aveva il virus, ma i decessi diminuivano. Certo, certo. Perché sono quelli che fanno paura. Fanno paura alle persone che sono in ospedale. E non quelli che hanno un Covid che è simile a un'influenza, quelli che sono in ospedale che sono in pericolo di morte, quelli fanno paura, quelli per fortuna anche grazie ai vaccini sono in diminuzione, cioè vuol dire che ci stiamo incanalando verso l'uscita, ci vorranno ancora mesi ma ci stiamo incanalando e questo i mercati lo sanno. Intanto ha aperto Wall Street, vedo che l'S&P è leggermente sopra la parità, il Dow Jones è leggermente sotto la parità, adesso si stanno aggiornando le piattaforme. Come sarà Wall Street, insomma, il faro dei mercati? Insomma, vedo che è partita con un po' di incertezza anche lei. Sì, oggi è lunedì, quindi dobbiamo pensare che questa è una settimana di vacanza anche per loro. Sì, certo. Quindi ci saranno meno trader, lasciamo perdere il trader, cioè parlo di professionisti, ci saranno meno sale trading, ci saranno meno hedge fund, ci saranno i gestori, ci sono sempre, ma preferiscono passarla in maniera più tranquilla. Sì, indici in negativo per il momento su Wall Street in apertura. Sì, leggermente, ma sì, leggermente, credo che certo, sarà una giornata, certo. Oggi è una giornata di melina, ma tutta la settimana, e credo che eventualmente, come è successo la settimana, sottolineo eventualmente, sarà l'Europa che è quella che fa più da guida, perché l'America è su livelli talmente elevati e, come abbiamo visto, tutti i gestori sono andati a coprirsi con le put, che hanno paura a comprare, preferiscono aspettare, lasciano casomai il pallino in mano all'Europa. Vediamo cosa fate voi, che siete molto più distanti, cioè siete poco sopra i massimi pre-Covid, voi europei. E quindi questa settimana il pallino, secondo me, rimarrà in mano all'Europa, e se l'Europa, come penso, starà lì o addirittura magari fa una piccola correzione, l'America seguirà questo. Sì, Eugenio, sì, Eugenio, devo salutarti, ma appunto le cripto, come stanno ste sante cripto? Le cripto stanno andando molto bene, e una delle motivazioni è che è andata bene la release del nuovo software legato a Ethereum, che è stato il 4 agosto, era tutto bene come si immaginava, questo sta trainando tutte le cripto, ma un'altra motivazione è che, e questo mi stupisce che abbia anticipato il movimento, che a settembre si aspetta che la SEC si pronunci a favore di ETF su Wall Street, con Bitcoin e forse addirittura Ethereum, e lì è un razzo terra-cielo, terra-luna, terra-marte per tutte le cripto. Ok. Quindi forse sta anticipando questo. Eugenio, togli la condivisione, anche perché voglio salutare Luciano, che ci segue sempre, che scrive: ti sto seguendo sulle fonti con il grande Eugenio, complimenti, sempre diretto, dice le cose come stanno realmente, meno male che siete sempre attivi anche in periodo di ferie. Insomma, come faremo senza di voi? Io non lo so, anche senza i miei ospiti come Eugenio Sartorelli. Beh, insomma, se i mercati sono aperti, noi ci siamo, no? È giusto. Sì, pensavo facessi una battuta sulla mia sviolinata per gli ospiti, ma insomma, ho detto chissà se la prende come una presa in giro o come un dato di fatto. No, ovviamente è un dato di fatto, anche se qualche giorno di vacanza, insomma, è sempre utile. Però ci siamo sempre con voi, e quindi, insomma, l'informazione è sempre garantita. Grazie anche da parte mia a te, naturalmente, Eugenio Sartorelli, ti seguiamo anche sui tuoi canali come sempre, quindi invito Luciano e tutti quelli che, insomma, apprezzano la tua comunicazione a mettersi in contatto con te. Grazie mille, a presto sulle Fonti TV. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Grazie.